Mi chiamo Alessio Cristiano Battaglino, sono nato a Milano il 5878, devo dire tutti i miei dati. Sì, sì, dilli, dai. 1,73 per 68 kg. Sono mancino e niente, è una vita che gioco in Brianza. Alessio Battaglino è un centrocampista, ma nella sua carriera è iniziata molto presto tra le file del Meda. Quando aveva solo 16 anni ha anche giocato in attacco e quel che lo contraddistingue è che ha vestito tutte le maglie più importanti del calcio brianzolo: Meda, Prolissone, Renate e Seregno. Nonostante abbia giocato nelle categorie professionistiche, per lui il pallone non è mai stato un lavoro e ora è amministratore delegato dell'azienda di famiglia. Tecnicamente dotato di un sinistro eccellente, compirà quest'anno 36 anni, ma quando a settembre si è presentato a Seregno per gli allenamenti con la sua nuova squadra in Serie D, ha fatto registrare i test fisici migliori di tutti, giovani compresi. Ironico, simpatico e disponibile, è a 2 gol dai 150 in carriera, ama le scarpe con i tacchetti e sa che il calcio può insegnare tanto, anche a vivere con consapevolezza, che non è poco. Una delle più belle che io abbia vissuto è quella a Meda, perché comunque ero un ragazzino. Sono arrivato lì a 16 anni, quasi 17 anni, e mi hanno cresciuto a Meda, quindi è stata un'esperienza bellissima. Poi vincere i campionati così giovani, fare la C2, sfiorare la C1, è stato bello. Vabbè, Renate è la squadra più importante per me, mi rimarrà sempre nel cuore, dove ho vissuto 5 anni bellissimi, dentro e fuori dal campo, con persone straordinarie, soprattutto a livello umano. Abbiamo conquistato la promozione anche lì, sfiorato un'altra promozione. Sono gente seria che lavora bene e lo stanno dimostrando anche in Lega Pro, perché comunque se riescono quest'anno a rimanere nella Lega Pro sarà un'altra promozione. Il Renate, a partire dal presidente per finire il signore più anziano di Renate, sono persone a cui voglio bene. E l'ho detto anche in altre interviste, mi dispiaceva proprio non giocare a Riboldi in Lega Pro, perché Renate è un paese che se lo merita, quindi il Riboldi è lo stadio che mi è sempre piaciuto, mi piace giocare lì, si vedeva perché ho fatto un sacco di gol a Riboldi. Devo ammettere che ho anche problemi di lavoro, sono problemi che mi hanno portato a rescindere il contratto a Renate, altrimenti ammetto serenamente che non avrei mai lasciato il Renate. Devo dire che quest'estate ero un po'... ma non è che non avevo voglia di giocare, perché il calcio per me è una passione. Quando vengo a giocare, diciamo che è come se fosse sempre il primo giorno per me. Mi diverto a stare con i ragazzi, soprattutto i più giovani. Mi piace tantissimo. Solo che avevo perso un po' la voglia, perché ultimamente nel calcio non ci sono persone che ti danno sicurezza, no? Ho sentito Eros... quest'estate mi ha detto che si poteva fare qualcosa, poi ho parlato con il presidente di Nunno. Sì, Battaglino è il nostro capitano e vediamo che è uno che porta avanti anche lo spogliatoio, sta cercando di creare un ambiente bellissimo e si stanno vedendo gli ultimi risultati, anche perché tutti quanti vanno d'accordo. Lui è il capitano ed è lui che deve tirare avanti la baracca, dicono al mio paese, la baracca. La carretta qua. La carretta, io dico la baracca. Alla fine sono stato contento di venire qua, perché comunque vabbè, Seregno è una bella piazza, un bel posto, quindi è venuta fuori questa ipotesi con altri ragazzi bravi, secondo me, e lo stanno dimostrando. E ho accettato con grande entusiasmo e sono venuto qua. E adesso siamo qua e credo che si possa solo migliorare quest'anno. Sì, è un hobby, però è la cosa che mi ha aiutato tanto, perché il calcio ti aiuta in tante cose, personalmente ad avere una valvola di sfogo, a stare insieme ai ragazzi più giovani, imparare tante cose che ti possono servire sia a livello calcistico che anche nella vita, ti fa fare esperienze importanti. Io ho girato tanto l'Italia per il calcio, quindi è un'esperienza bellissima. Per me il calcio è un'esperienza bellissima, non sono uno che si offende, la carta d'identità è quella, il tempo non lo ferma nessuno. Quest'anno soprattutto penso che la stagione stia andando bene, finché riuscirò, come ho detto prima, a essere importante per la squadra in cui milito, continuerò a giocare. Nel momento in cui mi accorgerò di essere uno dei tanti, sarò il primo a dire basta, perché non è un ruolo che mi si addice, credo. Quando il calcio rimane la passione che hai da bambino,
la vuoi sempre migliorarti, hai la voglia proprio dentro di migliorarti, non la vivi come un'ossessione o come un, non lo so, un lavoro, ecco, come un lavoro, penso che non ci siano problemi, si può andare avanti tranquillamente. Non devo nascondere che quando avevo 26-27 anni dovevano fermarmi per farmi smettere di giocare. Adesso ti devi tenere un po' di più, ma è normale quello, ma non devi fare niente di particolare. Solo che devi capire bene quello che serve a te stesso. Io penso di averlo capito e vado avanti a farlo ogni giorno. Io faccio un po' di più da solo perché penso mi possa servire a livello fisico per star bene e non avere problemi. Credo che ogni giocatore, ogni calciatore, ogni persona, anche nella vita, prima riesce a capire questa cosa di se stesso, meglio sta dentro e fuori dal campo, dentro e fuori dal proprio lavoro. Il tuo ruolo qui, mi dicevano, è anche di tassista, giusto? Sì, ci sono ragazzi che abitano vicino a me, che sono giovani, non hanno la patente o comunque l'hanno appena presa, non hanno il mezzo di trasporto, quindi non c'è nessun problema, li passo volentieri io a prendere. Sono ragazzi, bravi ragazzi che vogliono imparare, sono giovanissimi, quindi non c'è nessun problema per quello, io sono sempre disponibile se posso. E l'allenatore che ti ha dato di più negli anni? Ma io a livello umano Fabrizio Cesana, perché comunque l'ho avuto a Meda il primo anno che facevo la scuola tra juniores e prima squadra. Mi ricordo che per prendere Battaglino avevo dovuto fare una grande lotta con l'amministratore delegato dell'epoca, che era il dottor Pitrova, perché lui non era convinto della situazione, perché voleva spingere i suoi giocatori del settore giovanile, e invece mi ero imposto e ero riuscito a prenderlo. Poi da lì è nato un po' tutto il nostro, la nostra conoscenza, la nostra amicizia. Se io guardo oggi categorie importanti, adesso lasciando perdere la Serie A, ma magari la Serie B, mi accorgo che i giocatori a livello di Battaglino non ce ne sono. E se non è andato avanti è perché probabilmente, ripeto, non è arrivato al punto giusto al momento giusto. Poi dopo la burrascosa rottura col Meda mi ha voluto Alissone, altrimenti avrei fatto un anno senza giocare, purtroppo. Un giocatore, un fantasista, un numero 10, io l'ho impiegato negli anni di Lissone in qualsiasi ruolo dell'attacco. Lui si lamentava un po' perché lui voleva sempre stare vicino alla porta, voleva sempre fare gol, voleva battere le punizioni, a volte bisognava frenarlo, però ripeto, è un giocatore che mi ha fatto vincere tante partite. Quindi a lui sono molto legato, è un amico. Caratterialmente eccezionale, uno che ha sempre il sorriso sulle labbra, un trascinatore dello spogliatoio, un ragazzo culturalmente preparato, anche secondo me aiutato molto dalla famiglia. Cito anche Giuliano Dell'Orto, perché comunque con lui a livello calcistico in campo, solo in campo, qualche veduta diversa ce l'abbiamo avuta, ma a livello umano ho imparato a conoscerlo ed è una persona, una brava persona secondo me. Battaglino ci vuole un po' a descriverlo tutto, un ragazzo che è partito con dribbling alla Messi e corsa e rapidità, e poi col tempo adesso è diventato un fine ragionatore del centrocampo, un ingegnere, un po' alla Pirlo. Quindi secondo me avrebbe meritato anche palcoscenici più alti, però si è ritagliato un profilo nelle nostre categorie che rimarrà scolpito per sempre e sarà un riferimento per tanti, insomma. Noi raccontiamo allo spogliatoio sempre con allegria una cosa, il dialetto di Mister Dell'Orto, che ci faceva veramente divertire tanto, una persona che ci ha fatto divertire tanto, il suo dialetto brianzolo ci ha dato tante perle. Non c'è un aneddoto principale, però lui ci ha dato tante perle. Io l'italiano l'ho detto appena, e quindi quando mi arrabbio mi arrabbio in dialetto. Adesso fa bravo, dovrei dire una cosa un po', farò una mezza figa, però, e continua così che sei un grandissimo. Tra 5 anni ti vedi ancora nel calcio oppure? No, vabbè, 5 anni sono troppi. Ma magari come allenatore, non lo so. Ma io avevo intenzione, ammetto, non si sa mai nella vita, ma non avevo intenzione di fare l'allenatore. Vorrei più avere un ruolo dirigenziale, però vabbè, nel calcio comunque non è facile, non si può mai dire.
non so quando smetterò, però tra 5 anni non mi vedo ancora, non mi vedo giocatore, devo essere onesto. Ma hanno detto che stai rompendo tutte le scatole per i 150 gol. È una cosa che penso che a un ragazzo, a un giocatore faccia piacere, soprattutto uno che non fa l'attaccante di professione. Mi soffermo più sulla prestazione, su quello che fai, però purtroppo nel calcio conta solo le statistiche. Per i giocatori oramai contano solo le statistiche. Gol, assist, quelle cose lì. Dico sempre ad Alessio che 150 gol, 50 li ha fatti in allenamento, però diciamo che 100, adesso sto scherzando, sicuramente si arrabbierà quando mi sente. Se Battaglino arriva a 150 gol in carriera, cosa promette il presidente? Il presidente a Battaglino? Tutti. Un'altra convocazione per l'anno prossimo. Più una cosa personale, e comunque dei ragazzi, dei miei compagni che sono sempre molto attenti, mi prendono anche in giro per questo. E tra i giocatori con i quali hai giocato, chi secondo te è stato più forte? A livello realizzativo, cito Emanuele Terraneo, perché un anno mi ha fatto essere la coppia che ha fatto più gol nell'interregionale, ma il merito è stato tutto suo perché ha fatto più di 30 gol, io ne ho fatti 12, 13, quindi... E tu tieni molto al look, vero? Sì, il look non dipende... Le scarpe, i capelli... Le scarpe? Sì. Dipende, sì, ci tengo sia fuori che dentro il campo, sì, sì. No, io ci tengo ad essere sempre in ordine, ma non è che ne faccio proprio un... diciamo, una cosa, uno stile di vita. Sei bello, Batta. Non devo essere bello. Ci tengo sempre ad essere in ordine, penso che sia anche giusto, essendo amministratore delegato della mia ditta. Quindi ci tengo a essere in ordine. Per le scarpe da calcio ne cambio tante perché ho la fortuna di avere un amico in Nike, dico solo questo, non è merito mio. Le ho tenute tutte, tante volte le regalo a fine anno anche ai bambini. Proviamo la traversa. Una! Vado, eh? Vai! Presa! Per me il calcio è un'esperienza bellissima. Yeah.